Cari amici interisti, siamo tornati ai nostri standard, ai nostri classici livelli alla merda. Bologna-Inter 1-1 è anche troppo per noi, è anche troppo perché ci è andata grassa, ci è andata veramente grassa perché abbiamo fatto schifo al cazzo oggi. Veramente, entrati mosci, senza palle, senza tanta grinta. Volevamo fare i fighetti col pallone tutto il tempo, ma che cazzo, fare la quinta vittoria faceva brutto? Qualcuno si offendeva se avessimo provato a vincere la quinta partita? Che cazzo ci aspettavamo di andare a Bologna a fare una passeggiata? Quelli cazzo vedono l'Inter, hanno fatto la guerriglia proprio. Hanno fatto roba, correvano manco l'antidoping, una roba assurda. E noi lì, passaggino, lenti, tranquilli. Non ci agitiamo, che tanto prima o poi la vinciamo. Vinciamo sta cippa di cazzo! Se non ci mettiamo a fare a cazzotti anche noi, non vinciamo una sega, non vinciamo. Troppo fighetti stasera, troppo fighetti. D'Ambrosio che sembrava che aveva problemi alla diuresi. Miranda che per passare il pallone ci sta 14 ore. Perisic oggi che si faceva le pippe sulla fascia laterale. Così non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Borja Valero oggi era spompatissimo, a pezzi penso, fisicamente non era in condizione di niente. Icardi in queste partite lo sappiamo, almeno ha segnato il rigore, almeno quello l'ha scaraventato con una discreta cazzimma, almeno quella ci stava. Però vacca della puttana, ragazzi, queste partite bisogna cercare di vincere, di vincerle. Poi per carità, accontentiamoci del risultato perché l'1-1 va bene alla fine. Per come si è sviluppata la partita, ci hanno preso a pallate. Minchia, Verdi maradoneggiava stasera. Maradoneggiava, cazzo! Puttana di Eva Troia, puttana Eva, che cazzo, quando proprio non entrate cazzuti a finire. Ma João Mario. João Mario oggi era come il tonno Rio Mare, porca puttana. Era più tenero che si tagliava con un grissino, figa. Ma dai cazzo, dai, ma che cazzo fai, puttana Eva, con quei passaggini di merda? Già quando ho visto sul cross di Candreva quella ciccata ti volevo prendere a ceffoni, puttana di Eva. E vabbè, va, tanto lo sapevo, io lo sapevo perché tanto non me la sono giocata l'Inter, perché lo sapevo che scazzava oggi, io lo sapevo perché i miei polli li conosco, mica 4 vittorie di fila si saranno massacrati di pippe ad Appiano Gentile, si saranno sentiti il nuovo Bayern Monaco. Non abbiamo fatto un cazzo ancora di niente, abbiamo fatto un cazzo di niente ancora. La strada è lunga e tortuosa. Vabbè, va. C'è un cazzo da fare, poi non capisco perché Vecino lì su quella sgroppata di Verdi che sembrava che si erano aperte le acque del Mar Rosso, ma trancialo, segagli le gambe con una bella ramazzata, puttana di Eva, che cazzo lo fai andare dritto per dritto verso l'area a tirare, no? Anche Handanovic 30 volte, puttana della miseria, se sono pressati, inutile che fai quei passaggini a cazzo di cane, fai una rimessa lunga come Cristo comanda. Stessa cosa che Andrea ha battuto 10 calci d'angolo, 10 calci d'angolo corti. Ci fosse stato uno stronzo a parte una volta Miranda che si è messo sul primo palo. Se tanto non ci arriva sul dischetto di rigore con quei cazzi di calci d'angolo, ma due merdosi con la maglia dell'Inter si vogliono mettere sul cazzo di primo palo. Niente, niente da fare oggi. Vabbè, va. Prendiamola per buono il risultato perché alla fine veramente, ribadisco, l'1-1 è manna dal cielo, prendiamola buona così. Sempre forza Inter, per me c'è solo l'Inter e speriamo di riprenderci domenica che c'è una partitella discretamente importante. Ciao raga!